Una delle belle cose è che abbiamo la certezza che si sia chiuso l'anno scolastico e che comunque siamo ancora in corsa e sempre sull'ottimismo nel continuare e nell'aumentare il successo che la scuola edile già ha fatto nel corso degli anni. Quindi diciamo che siamo preparati, siamo sempre determinati e questo incontro oggi con l'intero sistema e scuola, cassa, CPT e ANCE e i sindacati ci dà ancora una grandissima forza, perché questo può significare che quello che noi facciamo e quello in cui noi crediamo, comunque il risultato lo porterà sicuramente. E io colgo occasione per fare gli auguri a tutti quanti di serenità, che ne abbiamo veramente bisogno. E certo che anche l'anno prossimo, visto che quest'anno abbiamo avuto dei grandi risultati, sarà sicuramente almeno così, ma noi lavoreremo affinché sia anche superiore. Quest'anno è stato proficuo sotto tutti i punti di vista. A dire il vero, anche gli altri anni si sono ottenuti sempre dei risultati soddisfacenti. Di crisi ce ne sono state altre, c'è stata la capacità, la volontà di superarle e speriamo, da parte nostra c'è tutta la buona intenzione di poter superare anche il 2013, perché è un anno non tanto facile, però siamo tenaci e l'auspicio che tutte le forze politiche possano dare un contributo per poterlo superare. L'edilizia è il volano dell'economia italiana. Noi siamo la formazione per quelle imprese, per i lavoratori che possono affrontare le nuove tecnologie nell'edilizia, ce la metteremo tutta. Io sono fiducioso di poter superare anche questo momento alquanto critico.